In una Lione blindata si tiene oggi il bilaterale tra il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il Capo dell'Eliseo Emmanuel Macron. Un vertice intergovernativo per recuperare un clima disteso dopo mesi di tensioni tra Francia e Italia, specie sulle spinose questioni dei migranti e di Fincantieri. Gentiloni nelle scorse ore ventilava che l'accordo sui cantieri Est-Ex di Saint-Nazaire è vicino. Il dossier aveva costituito un ostacolo non da poco nei rapporti tra Italia e Francia. Con l'elezione di Macron, infatti, Parigi aveva cambiato le carte in tavola e modificato gli accordi presi dai precedenti governi, decidendo di nazionalizzare i cantieri che costituiscono l'eccellenza nel campo della costruzione navale a livello mondiale e di cui Fincantieri era riuscita ad aggiudicarsi i 2/3 all'asta.